Eccolo qua, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, allora ad Mi senti? Avellino, Sì. sì, ti sento e ti vedo bene. Ad Avellino vuoi che ti chiamiamo Marco o Mister? No, Marco va benissimo. Marco va benissimo, ok, allora Marco, buongiorno, ben trovato a questa nostra nuova rubrica. Ti anticipo che la settimana scorsa è stato ospite Stefano Tacconi, quindi continuiamo con Quel l'ottima... portiere, ma lui è un portiere forte, molto forte lui, era un po' più scarso. Eh vabbè, comunque ci hai fatto gioire, quindi per noi sei forte comunque. È stata un'annata bella, dura, affascinante, ma alla fine siamo riusciti ad andare in Serie B, sì, che ogni tanto mi vedo i rigori che qualcuno di Avellino mi manda il video o segue su YouTube, è sempre bello ricordare quel momento a Pescara, finale col guardo di Novellino. Sono emozioni sempre forti. Sì. Marco, ti... Non so, ieri sera hai visto io Juventus-Inter, partiamo da questo. Sì, certo, l'ho vista. È stata una partita interessante da vedere. Una partita sempre al derby d'Italia. Poi Juventus-Inter è molto sentita. Data tutte e due le forze. Che impressione ti sta facendo la Juventus di Pirlo? Inizialmente sembrava un po' balbettare, diciamo. Andrea ha cominciato quest'anno, si sta muovendo molto bene, piano piano ha corretto, diciamo, tutte le cose, perché non è facile all'inizio, poi ha cambiato diversi giocatori, però l'anima della Juventus, la forza della Juventus è dura a morire, sicché cercano di resistere perché hanno dei valori molto importanti, sono abituati a vincere. Come dicevamo noi, sono in lotta su tutti i fronti, che poi da marzo in poi si comincia le partite che contano e adesso loro sono in lotta per la Coppa Italia, sono in Champions, sono in lotta per il campionato. Sono sempre loro i favoriti per lo scudetto, secondo te, in virtù Ma di queste credo che ci prestazioni? sono queste tre squadre che sono nelle prime tre posizioni, si lotteranno lo scudetto. La Juve sta recuperando, adesso ci sono partite importanti come Napoli e poi credo che la Juventus abbia un calendario un pochino più sulla carta, diciamo più semplice, però la partita di Napoli che sia un crocevia importante. Poi alla quarta giornata c'è Inter-Milan, sarà un'altra partita importante. È un campionato molto bello, avvincente, dove ci sono tante queste squadre qui che lotteranno per lo scudetto e sette squadre che lotteranno per la Champions. Che è molto bello, anche se peccato perché questa situazione del Covid, le persone allo stadio che è tutta un'altra cosa. Viviamo questo momento difficile sperando che tutto possa presto tornare alla normalità. Restando sul tema della Juventus, c'è un ragazzino che ieri sera ha giocato che si chiama Gigi Buffon, che tu ovviamente hai allenato. Te lo aspettavi ancora tra i pali a 43 anni, a questi livelli soprattutto? Ma Gigi è un ragazzino dentro, ha voglia di star dentro, di stare ancora a stupire chiaramente. Da quando ha 17 anni che è sul campo è un fuoriclasse. Sta andando avanti, poi è molto importante nel gruppo. Ieri lo sentivo perché poi dalla televisione ormai si sente tutto, come comanda, come parla. Delle volte sono più importanti anche le parole che dicono ai compagni per cercare di aiutarti. Lui su queste cose. Poi dentro il gruppo è una persona molto importante, una persona che quando parla lui è Buffon. Sì che continua questa sua storia infinita alla Juventus. Sulla sua scia ci sta anche Giorgio Chiellini, che è entrato in questo momento, è un momento di forma incredibile, da grandissima sicurezza alla squadra, no? Sì, Giorgio è fuori classe, perché è un giocatore che quando gioca si sente il suo peso, è un giocatore importante. Da quando è entrato, stranamente, da quando è entrato lui, la Juventus prende meno gol. Un po' perché ha cambiato atteggiamento, un po' perché lui è veramente forte. È uno degli ultimi difensori rimasti. Devo dire che De Ligt, credo meglio, e Demiral sono dei giocatori molto forti. La Juventus si è preparata molto bene per il dopo Barzagli, diciamo, Chiellini, che anche lui comincia ad avere 36 anni, sì, che sta avviandosi un po' anche a... Però adesso sta molto bene. Quando sta bene sono difficili da superare. Abbiamo visto anche ieri Lukaku e Lautaro l'hanno vista poco.
Hanno fatto fatica. Cosa ti ha lasciato, Marco? Ma parliamo della Avellino. Io pensavo di sì, ci arrivo, no, ci arrivo, no, è perché... Perché l'altro giorno ho visto Braglia in conferenza stampa. Io Braglia lo ricordo alla Fiorentina tantissimo. Io ero un ragazzino, lui era infortunato, abbiamo fatto un periodo di rieducazione insieme. Sono passati tantissimi anni, però lo vedo che è uno molto sanguigno, no? Allora guardo un po' le sue conferenze. Però l'Avellino sta facendo molto bene, sono contento perché sono lì che stanno lottando nelle prime posizioni. Sì, inizialmente c'era stata anche qualche critica verso Mr. Braglia, ma l'Avellino è stato falcidiato dal Covid praticamente, quindi quasi mezza squadra indisponibile. Adesso invece stanno venendo fuori i veri valori, li stiamo vedendo anche noi adesso, da qualche partita, la squadra del completo. E Mr. Braglia è uno che, insomma, è sempre stata una garanzia per noi, uno che ha vinto i playoff da quinto per due volte. Pensi che possa essere l'uomo giusto, diciamo, per questa piazza dove l'hai vissuta? Sì, io penso di sì, perché l'allenatore è molto bravo, ha fatto bene sì anche in Serie B, ha fatto bene molto sempre in Serie C, ha vissuto tanti anni, è un uomo di esperienza, un uomo caliente, perché mi sembra uno abbastanza tosto, no? E sì, che credo che possa fare molto bene ad Avellino, e sta facendo bene, come ha sempre fatto quasi tutte le piazze che è stato, perché io ho un allenatore che ha sempre fatto bene. Per quanto riguarda invece... la mancanza di pubblico, tu prima l'hai nominata, è un fattore che, insomma, analizziamo ogni settimana. Adesso la vittoria col Palermo, non so se hai visto il gol Lonzo che ha fatto Silvestri da centrocampo, ormai ha fatto il giro del mondo praticamente. No, non l'ho visto, onestamente non l'ho visto, però io credo che la presenza del pubblico per tante squadre è stato un beneficio, per tante altre è stato un handicap, perché ci sono squadre che hanno, come ti ho detto, ne hanno usufruito. Per esempio il Milan, secondo me, parlando del massimo campionato, all'inizio, quando erano in difficoltà, ha avuto la fortuna di non avere pubblico e ha cominciato a avere questa escalation che ha avuto da un anno a questa parte, e da lì adesso chiaramente farebbe piacere anche a loro avere il pubblico allo stadio, però ne ha avuto beneficio. Squadre come la Fiorentina, squadre come che hanno un pubblico importante che può dargli qualche punto in più, secondo me hanno avuto delle difficoltà. Ma sul calcio di oggi che parere ti sei fatto? Cioè, la Serie C che hai giocato tu con l'Avellino, la Serie C di oggi, i calciatori di prima, i calciatori di oggi, è cambiato tanto secondo te? Troppo forse? È cambiato tanto, ma è normale, ogni tempo ha le sue giocatori, la sua epoca. Devo dire che è molto diverso, ormai le squadre di calcio sono diventate delle aziende, prima era molto più, quando giocavo io era molto più, diciamo così, alla mano, no? Anche i giocatori ormai sono delle aziende, specialmente quelle delle grandi squadre, sono ognuno un'azienda a sé, con Instagram, con Facebook, con tutte le cose che ci sono dietro. È cambiato molto il calcio, non so se in meglio o in peggio, perché ognuno tira sempre l'acqua al suo mulino, però forse ai miei tempi era più genuino. Tra i portieri invece di oggi c'è qualcuno sul quale punteresti maggiormente? Perché insomma c'è una generazione, sono più o meno un po' tutti lì, i vari Donnarumma, Meret, forse Donnarumma un pochino più degli altri anche vista l'età, però la tua idea qual è? Ma no, ci sono portieri, a miei tempi c'erano tanti portieri molto bravi, molti italiani. Devo dire che adesso mi piace seguire i portieri perché è un po' stato il mio mestiere, ho fatto l'allenatore dei portieri, ora ultimamente stavo facendo l'allenatore in seconda e ho allenato meno i portieri, però mi piacciono e ci sono tanti ragazzi forti. Devo dire che Donnarumma per me è un fuoriclasse, è un ragazzo che ha già fatto più, non so quante partite, 200 partite in Serie A del 99. Meret è un po' fermato la sua crescita perché non lo fanno giocare, però anche in Serie B ci sono dei portieri giovani secondo me molto bravi che sto seguendo, che stanno facendo bene. Sono ragazzi come, non so, come Russo dell'Entella, Carnesecchi della Cremonese, che sono ragazzi tutti molto validi. Anche quello portiere Pordenone, Perisa mi sembra che si chiama, che è un 97, sono ragazzi che sono interessanti da seguire. In Serie A, tornando in Serie A, Donnarumma per me è un fuoriclasse, è un altro fuoriclasse, è diventato il portiere più forte di Europa, quello portiere della Tech, della Juventus, Szczesny, che secondo me è un,
è molto forte. Allora stanno criticando molto Andanovic, ma ieri sera ha Sì, risposto alla grande. sul campo, e per me è un grande portiere. Mi sembrano ingiuste le critiche che ha ricevuto, però questo è un po' il ruolo del portiere: quando prendi gol ti addossano le colpe. Però secondo me ieri ha risposto, anche a Firenze ha fatto una buona partita, ha risposto sul campo ed è un giocatore per me forte. Arrivano alcuni messaggi e ti leggo velocemente. Grande Marco, saluta Max, tornate in panchina. Poi un altro tifoso, un amico tifoso, scrive: tornate alla Juve. Grande Landu, insomma, ti salutano in tanti. E ci Ah, sono arrivate anche questo un, mi ci fa sono arrivate anche piacere. un paio di domande. Una di queste è: preferisci il tiki-taka o il catenaccio? Ma no, non è questione di catenaccio. Per me tante volte si parla un po' a vanvera, no? Perché il calcio è, secondo me, semplice. C'è una fase di possesso e una fase di non possesso. Quando sei in possesso devi cercare di far gol. Quando non sei in possesso di palla, devi cercare di evitare di prenderlo. Sicché una squadra deve essere equilibrata in tutte e due le fasi, il catenaccio chiaramente non mi piace, però quando devi difendere, più gente difende, più hai possibilità di recuperare palla e andare a fare gol. Poi, specialmente in Italia, le squadre che vincono il campionato negli ultimi anni sempre sono sempre quelle che subiscono meno. Però non è vero che adesso si fanno queste mode. Non mi piacciono gli allenatori quando dicono il mio calcio, no? Quando dicono questo è il mio calcio, perché poi sono i giocatori che fanno la differenza e fanno vincere le partite in tutte le categorie. E poi ci deve essere un'organizzazione, concetti di gioco, però l'importante è avere giocatori bravi che ti fanno vincere le partite, perché sono. Invece ci sono tanti allenatori che vogliono essere davanti ai giocatori per far vedere come sono bravi, questi mi piacciono un po' meno a me, però credo, come ti ho detto, che i giocatori fanno la differenza, l'allenatore deve essere brava nella gestione, specialmente nelle grandi squadre, dei grandi campioni. Oltre che grande allenatore, soprattutto una grande persona. Arriva un messaggio Sì, le sto vedendo anch'io, sì, per le te, Marco. ringrazio. Questa è una cosa importante, Eh sì. perché essere considerato una buona persona è una cosa importante, no? Assolutamente sì. Poi, tra l'altro, ti ho detto che prima Mister Brady è stato un po' criticato, perché ad Avellino si voleva, adesso non lo so se hanno cambiato idea. Oltre al risultato, si voleva anche il bel gioco. Ecco, c'è un tema sempre molto attuale che credo che sia quello del cortomuso, no? Che spiegò Mister Allegri una volta in conferenza stampa, che sia molto molto attuale anche per i tifosi dell'Avellino oggi. Vogliamo far capire che forse è leggermente più importante avere i risultati che stanno arrivando piuttosto al gran bel gioco che forse in Serie C, ma anche in Serie B non lo fa nessuno. Ma secondo me, poi sai, il risultato fa cambiare idea anche sulle prestazioni della partita. È molto, molto semplice. Questo è, se poi cambia, se perdi tutto, sembra tutto male, se vinci viene tutto un po' aggiustato, no? Però anche quello che mi ha sempre dato un fastidio, anche a me, sentire che le squadre anche di Allegri giocavano male, non è assolutamente vero, perché abbiamo fatto delle grandissime partite e invece viene passato tutto in un altro modo. Però questo è il calcio, le critiche, tante persone parlano di calcio, tante trasmissioni, qualcosa bisogna dire, no? Sì. Un'altra domanda che ci arriva, senza volerci ovviamente, senza voler ampliare troppo il discorso, cosa è mancato contro il Real Madrid alla Juventus per vincere la Champions? Beh, abbiamo giocato con le partite di calcio, poi le finali sono un terno al loto. Real Madrid ha vinto tre Champions di seguito in quel periodo ed era una squadra molto forte. È stata una partita che ho giocato al primo tempo alla pari, e poi nel secondo tempo loro hanno fatto meglio di noi e hanno vinto la partita. Tutto qua. Questo che Real Madrid, se ha vinto tre Champions, vuol dire che è una grande squadra, ma Juventus credo che abbia fatto delle partite importanti. Arrivare 2 volte in finale in 5 anni di Champions non è un traguardo che tutti arrivano. Poi l'importante è come sanno la Juve, come sanno tutti, l'importante è vincere, che è quello che rimane. Senti, ma che emozioni sono quelle? Cioè, due finali di Champions da vice allenatore, ovviamente, che ti frullava per la testa? Immagino che sia una cosa forse inspiegabile. Sì, sono belle sensazioni, però l'importante sarebbe vincere, però ci siamo tolti Vabbè.
tolte tante soddisfazioni. Sono stati 5 anni molto importanti, molto belli. Siamo stati molto bene. Sono 5 anni passati felici, diciamo. Poi chiaramente c'è anche qualche delusione, però credo quello che abbiamo fatto alla Juve sia stato qualcosa di importante. Allora, Marco, siamo vicini alla chiusura. Peppe Rebecchi scrive: continuerai a fare il vice di Max o prenderai un'altra strada? Ci hai pensato alla strada da allenatore? No, non sono capace a fare allenatore di prima. Io sono molto contento, ma io ho cominciato con Allegri da, sono mai 15 anni, forse di più, non so. Ho cominciato in Serie C a Grosseto e ho avuto la fortuna di trovare lui e non credo... Finché lui non mi manda via, resterò con lui. Ho cominciato con lui, vorrei finire con lui, anche perché, a parte l'allenatore, si crea un rapporto come una famiglia. E ormai siamo cresciuti insieme. Finché lui mi sopporta, io spero di rimanere con lui. Però speriamo presto di continuare a tornare sul campo, perché ci manca un po'. Ma si legge tutti i giorni praticamente che Allegri è accostato a qualche panchina. Siete vicini o ce ne passerà ancora, diciamo? No, io spero che nel prossimo campionato, spero, non ho speranza, non so niente, nel caso... No, figurati, non voglio. Le cose cambiano da un giorno all'altro. Sì. A giugno, quando ricomincerà il campionato, di poter essere di nuovo su un campo verde, che la cosa ci manca, chiaramente. Eh sì, ma vi è mai capitato di parlare dell'Avellino in tutti questi anni che siete insieme con mister Allegri? Ma con Allegri onestamente no, però io, i tifosi dell'Avellino si trovano da tutte le parti. A Torino ho trovato una persona che era molto legato all'Avellino, e ne parlavo con lui, ci vedevamo, ricordavamo le cose insieme dell'Avellino. Io so, Avellino sono stato molto bene, me lo ricordo con piacere. E sì, che ogni tanto ho detto, vedo il video perché mi piace vedere quell'esultanza che ho avuto, che abbiamo avuto, quella quando abbiamo vinto il campionato. Sì, che è un bel ricordo. Sono passati tanti anni, ahimè, però è sempre bello ricordarlo. Sono rimasto legato ad Avellino e mi auguro che faccia sempre bene. Mi ricordo anche il pubblico di Avellino, che era un pubblico importante, perché in Serie C erano in tanti a tifarci, a seguirci. Mi ricordo a Pescara, nella finale c'è stato, non so quanti tifosi Avellino sono venuti a Pescara, è stata una bella soddisfazione. Bene, Marco, io ti ringrazio, siamo in chiusura di questa nostra bellissima chiacchierata, stato davvero un grandissimo piacere poter parlare con te, e, insomma, in bocca al lupo a te e a mister Allegri, spero di rivedervi presto su una panchina importante, sarà sicuramente così. Viva il lupo, come si dice, viva il lupo. Ti ringrazio. E in bocca al lupo, grazie. Forza lupi. Bocca sempre lupo, forza lupi. Grazie a Marco Landucci. Ciao. Ciao.